molto giovani, categorie ragazze, a competere in una manifestazione così importante possono anche risentire dal punto di vista emotivo. Assolutamente. Elisa Bozzo e Gemma Galli della Marina Militare, il centro sportivo della Marina Militare, sul tema Marines e la musica è Survivor. Per quanto riguarda Elisa Bozzo, fa parte dell'Aurelia Nuoto, mentre abbiamo un'altra del Busto Nuoto, perché Gemma Galli fa parte di quella compagine che in questo momento sta al primo e al secondo posto della classifica provvisoria di questo campionato italiano d'inverno. Gemma è la ragazza in primo piano e Elisa Bozzo è più lontana guardando lo schermo. Elisa è stata un elemento della nazionale di grandissimo rilievo, veramente grande carisma, e invece Galli continua a farne parte. Gemma Galli, coppia bella, ben affiatata, hanno trovato veramente la loro espressione nuotando insieme. Coppia che alla fine dell'eliminatoria era in quinta posizione, ma non distante dalla quarta posizione che di solito conquistano nei campionati italiani delle ultime stagioni. A superarli di Camillo Murro, una coppia abbastanza nuova come composizione. La maturità, comunque l'ambizione individuale delle due fa sì che l'affiatamento sia stato subito trovato. Abbiamo visto nella fase di immersione leggerissimo anticipo, ma però credo che possa andare bella... a guastare un esercizio fin qui ottimo. Verrà tenuto conto nella giusta proporzione. Avete visto invece l'espressione, la determinazione, la precisione delle gambe, delle parti di braccia, il contatto visivo, c'è proprio una maturità di nuotata che è evidente, insomma. Allora, volevo Paola farti una domanda da telecronista che, come gli appassionati si saranno accorti, si trova qui per sostituire indegnamente il collega Enrico Cattaneo, che in questo momento è a meno 20 di temperatura a Svezia, a ore per i mondiali di sci, e quindi la domanda di questo neofita è l'espressione sorridente nel nuoto sincronizzato è una cosa importante anche ai fini del giudizio, lo è sempre stato, cioè bisogna dimostrare un coinvolgimento artistico e di piacere di cui si tiene conto. Abbiamo notato però nelle coppie che abbiamo seguito fino a questo momento che a seconda del tema, esatto, si può avere anche uno sguardo invece più severo, ovviamente seguendo quello che è la routine, quindi il tema musicale, il momento, le vibrazioni. Sì, infatti variato, si è passato dallo sorriso stereotipato a cui ci si era, diciamo, abituati decenni or sono, adesso all'interpretazione del tema musicale.